L'energia è come un grande mare, in cui siamo tutti alla ricerca di una riva, un punto d'approdo sicuro, un partner affidabile che ti sappia dare ciò che serve, quando serve e alle tariffe migliori sul mercato. Come Tea Energia, che con la sua lunga esperienza e la sua rete capillare di sportelli e agenti sul territorio è da sempre al tuo fianco. Un riferimento sicuro e garantito. Un punto fermo. Il vostro. Puntiamo molto sul fatto che la coppia... A nome del comitato organizzatore di Festival... A nome del comitato organizzatore di Festival Letteratura ringraziamo Tea Energia per aver contribuito alla realizzazione di questo evento e diamo il benvenuto a Biagio Fabrizio Cariglio e Massimo Taglione. Per riascoltare questo e gli altri eventi della 21esima edizione di Festival Letteratura visitate il sito archivio.festivalletteratura.it da gennaio 2018. Vi ricordiamo di spegnere i cellulari. Grazie. Gli accenti di qua, il resto qua e là, ma solo per 30 minuti. Dateci un po' del vostro tempo, noi ci mettiamo l'accento. Presenta Giovanni Zucca. Buongiorno, buongiorno a tutti, bentornati. Splende nuovamente il sole su Mantova, dopo la tempesta di ieri sera, ma adesso ci servirebbe un po' di buio perché stiamo per parlare di noir, un argomento che affascina molti lettori, e ce ne parleranno di noir, di umanesimo urbano, Biagio Fabrizio Cariglio, che è tenente colonnello dell'Arma dei Carabinieri, criminologo, scrittore e uno dei massimi esperti italiani di criminologia investigativa, e Massimo Taglione, scrittore e saggista che collabora con Repubblica, socio fondatore di Tori Noir, che è un'associazione di scrittori noir di Torino, come dice il nome, e autore di diversi romanzi e saggi. Per loro 30 minuti. Grazie a tutti, grazie a Mantova, grazie all'organizzazione. E mi presento subito, io ero un giallista solitario, uno scrittore come tutti gli scrittori solitario, e improvvisamente entro in rotta di collisione con un criminologo e decidiamo di intrecciare le esperienze, l'esperienza della narrazione, l'esperienza del noir con l'esperienza della criminologia, con l'esperienza delle tecniche investigative così come realmente si presentano e si attuano nella realtà. E ne è nata una serie di romanzi che hanno portato noi a essere qui in questo momento e a vedere il cammino, la progressione graduale di una protagonista, Lola, in questi cinque libri, che da delinquente diventa, per così dire, detective. Ma nel trovarci, nell'unirci, abbiamo deciso anche di definire il termine noir. Che cos'è il noir? Nell'uso corrente, noir e giallo quasi si fondono, un giallo, un noir. Noi abbiamo addirittura tentato di dare definizioni a questa dicotomia, a questa coppia di parole. Il giallo, abbiamo pensato, il giallo è la storia del detective, il noir è la storia della vittima. Il giallo presuppone una linea di scorrimento verso l'ordine. C'è l'ordine normale della vita quotidiana, improvvisamente irrompe il crimine e alla fine torna tutto come prima. Il giallo è consolatorio. Il noir ha caratteristiche di esplorazione dei confini del male. Che forma prende il male? Quale caratteristica assume il male nel tempo, nella città, nella metropoli? Il male è metamorfico, è capace di prestarsi a tutte le varianti. Il noir ne esplora i confini. Il crimine in un noir è soltanto un effetto collaterale di questa esplorazione del male, mentre nella vicenda gialla il crimine è l'obiettivo che mette in moto il meccanismo che porta alla consolazione della soluzione. Quindi il noir, noi abbiamo preso in mano alcuni aspetti del male e abbiamo creato questa Lola. Lola è una ragazza che a 16 anni uccide suo padre
involontariamente, in una colluttazione, perché il padre la scopre in una tresca amorosa alla quale, che lei ha condotto fino alla conclusione, nella colluttazione il padre viene ucciso. Lei si difende con una lima, questa lima finisce nell'occhio di suo padre. Fa 6 anni di galera, quando esce Lola è una delinquente fatta e finita, compiuta. Ha imparato molte cose in galera, quando esce viene espulsa, riespulsa dalla società e deve inventarsi delle soluzioni. Mette su una banda semplicemente. Nel primo libro, Il postino di Superga, questa banda vive di reati, ma incontra reati immensamente più potenti e grandi nel mettere a punto i propri obiettivi. Libro dopo libro, intrecciando con Biagio tutta una serie di meccanismi e di tecniche che hanno portato a costruire il romanzo come un vaso che ruota intorno a 4 mani, il testo comincia a girare, comincia a ruotare, comincia ad affinarsi, comincia ad assumere la forma finale, e le tecniche dello scrittore, le tecniche del criminologo si sono lentamente combinate, intrecciate, e ora la coppia è, per così dire, inscindibile, ha un DNA suo proprio, come l'elica del DNA è intrecciata. Quindi alla prima domanda, chi siamo, chi è Lola, abbiamo dato questo primo perimetro. Alla seconda domanda, che cosa è questo percorso, questo processo di indagine nelle pieghe del male, lascio la parola a lui. Beh, ringrazio ovviamente tutti voi di essere qui presenti in questa città veramente fantastica, non poteva che essere degna sede di questo importantissimo Festival Internazionale della Letteratura, quindi grazie intanto di essere qui. Non si deve commettere un errore pensare che uno che fa di professione il criminologo, l'investigatore, possa essere in grado di scrivere un noir. È una semplificazione che porterebbe fuori strada. Certamente l'esperienza professionale, il mio lavoro anche, ha permesso di dare robustezza, rotondità alle tecniche narrative, dare soprattutto che cosa? Verosimiglianza, che era uno degli elementi che spesso si può riscontrare leggendo dei noir un po' debolucci. E la verosimiglianza che cosa? Arricchisce quindi di contenuti, arricchisce di sfondi criminologici una tecnica narrativa che deve essere però anche in grado di assorbire completamente, edulcorandosi un po', naturalmente abbandonando ognuno di noi le granitiche certezze, e produrre un risultato finale appetibile e leggibile. L'investigatore ha come punto di riferimento che cosa? La realtà, il mondo concreto oggettivo. Lo scrittore ha come punto di riferimento cosa? La fantasia, l'immaginazione. Ecco, noi abbiamo cercato di non affiancare queste due competenze, ma, come diceva bene Massimo, creare questa osmosi e di sovrapporle in modo che le competenze reciproche potessero in qualche modo dare, come ho detto prima, una sostanza maggiore agli scritti. È importante anche aggiungere che si notano su alcuni scritti dei madornali errori proprio nelle tecniche investigative. Faccio un esempio: venne attinto da un colpo d'arma da fuoco al petto, morì dissanguato. Intanto leggiamo su qualche noir o qualche giallo. È un errore madornale, perché chi viene attinto da un colpo d'arma da fuoco al petto non muore dissanguato, ma semplicemente per un'emorragia interna c'è pochissimo spargimento di sangue e via dicendo. Oppure uccise quella persona con un colpo d'arma da fuoco, gli fecero l'esame dello stab a distanza di qualche giorno, l'esame risultò naturalmente positivo. Un altro errore, perché lo stab, come sappiamo, è un esame che va fatto in un range di tempo molto limitato, e se fatto male, soprattutto se fatto male, può consegnare la patente di assoluzione veramente a dei colpevoli. Ecco, allora, ne ho citati alcuni, il tentativo che abbiamo fatto è proprio questo. Aggiungo, poi ti rilascio la parola, noi esploriamo e abbiamo come protagonisti, oltre a Lola e la sua banda,
il destino degli sconfitti, degli ultimi. Ci sta molto a cuore questo tema, il tema dell'umanesimo urbano. Senza ricerche o intenti sociologici che non ci competono, ma parliamo anche degli sconfitti, parliamo anche dei perdenti, non quelli di prima categoria che hanno comunque sempre voce, eco mediatico, hanno magari anche i paladini che portano avanti, ma di quelli di cui nessuno vuole parlare. Ecco, noi li abbiamo innestati nei nostri racconti e almeno per una volta li abbiamo resi protagonisti. Beh, la letteratura ovviamente non ha competenze né sociologiche né politiche, ma la letteratura semplicemente nominando la realtà la rende percettibile. E quindi questa è la funzione inevitabile della narrazione. La narrazione rende evidente e percettibile la realtà che ci sfuggirebbe. Che, tra l'altro, questo basterebbe a dire perché è obbligatorio leggere, perché senza leggere non abbiamo la percezione della realtà che si reifica mentre si legge. Noi abbiamo tutti un range di visibilità del mondo che viene amplificato dalla lettura. Quindi la nostra opera è quella di narrare, di prendere storie e svilupparle in termini noir, cioè incanalando, in questo caso Lola, la nostra protagonista, dentro quella realtà urbana che è, in questa fase storica, dentro un potente momento di cambiamento. Quando ci sono trasformazioni di grandissima portata, trasformazioni di tipo economico, trasformazioni di tipo civico, quando si perdono i confini, si perdono i parametri etici, per cause storiche, si perdono i parametri della convivenza civile, i parametri anche intellettuali con i quali leggere il mondo, cosa fa l'essere umano? Cosa resta dell'essenza umana? Sono domande terribili, perché se siamo incapaci di rispondere a una domanda che non si è mai posta prima. Questo è successo quando nacque l'umanesimo, tra il 4 e il 500, tra il 1400 e il 1500, si sviluppò la catastrofe dell'individuo, la stampa inventò dei modi di comunicare nuovo e così via. Noi in questa epoca ipertecnologica vediamo smarrirsi le coordinate ed è molto frequente il momento in cui l'essenza dell'umano si riduce al lumicino. Che cosa resta davanti a domande potentissime? Perdo il lavoro, lo stato sociale non è più in grado di assorbire le sconfitte o gli sconfitti, il modo di ragionare rispetto alle tematiche quotidianamente acquisite non sono più le stesse. Cosa fa una persona? Lola, la nostra protagonista, si trova libro dopo libro di fronte a temi che si allargano in una domanda la cui risposta è fornita soltanto dal residuo di essenza umana che rimane. Il modo con cui rispondono i personaggi alla domanda nuova che pone la transizione è l'umanesimo urbano, quello che noi abbiamo chiamato il nuovo umanesimo urbano. Cioè, nel caso del primo libro abbiamo tra le righe infilato il tema della sessualità degli anziani. Questo è un tipo di tema, è un tipo di sconfitta culturale, un tipo di sconfitta anche psicologica che non viene trattata, non viene curata, non viene analizzata. Nel secondo, La riva destra della Dora, vi sono i nuovi clochard, persone che non sarebbero mai arrivate a quel tipo di condizione e che improvvisamente sono travolte. Il sistema di domande che produce la crisi illustra l'umanesimo urbano e lo illustra nella misura in cui la nostra Lola riesce a portare una risposta umana, e non sempre ce la fa, perché la tipologia della sconfitta spesso è senza risposta. E poi la categoria che abbiamo definito degli esordienti del crimine. Le categorie giuridiche dei delinquenti professionali, dei delinquenti per tendenza anche di matrice un po' lombrosiana, molto dibattuti, sono in qualche modo state accettate dal dibattito culturale, ma soprattutto giuridico.
Ora c'è questa categoria, questi soggetti che nella linea sottile tra il bene e il male, tra il giusto e l'ingiusto, un po' come il parametro della normalità, esiste o meno sta normalità, si trovano adesso in qualche misura, in virtù di questo degrado umano e sociale, aggravato anche dalla crisi socio-economica, a essere tentati nella commissione di determinati fatti, soggetti che magari non sarebbero passati all'atto, non sarebbero passati in quel cono di perverso di, che li avvicina verso la delinquenza. Ecco, assistiamo a una nuova categoria, quella degli esordienti del crimine, che naturalmente non trovano giustificazione, perché poi in fondo il diritto e la giurisprudenza non è altro che l'aritmetica applicazione delle leggi. Allora il tentativo che si è fatto, qui anche da una prospettiva un po' ribaltata, di comprendere le ragioni che magari non valgono dal punto di vista di quella che è la commissione di una, l'attribuzione di una colpa, di un reato, ma hanno un valore morale intrinseco e importante. E poi un altro aspetto, sempre sul versante della, di cui accennavo all'inizio, della verosimiglianza. Avete visto oggi poi il dibattito è molto aperto, prova scientifica, DNA, si discute programmi televisivi, ecomediatica, dato sull'aspetto dei media, di questa spettacolarizzazione si potrebbe anche discutere, ma andremo troppo fuori tempo. La prova scientifica, che tra l'altro anche abbiamo innestato in alcuni dei nostri scritti, non è la certezza assoluta, l'apparenza di prova non è prova di apparenza, soprattutto facciamo investigare l'ola in una maniera classica, umana, tanto per intenderci, e lei riesce a risolvere dei casi soprattutto con l'utilizzo del buon senso, ispirandosi poi a un principio fondamentale per chi si occupa di tematiche criminologiche. Il grande Karl Popper dice che la scienza è fallibile perché è umana, e ricordiamocelo sempre. Noi questo tentativo l'abbiamo fatto nei nostri scritti. Ma infatti Lola diventa detective suo malgrado, perché lei indaga l'esistenza, uscendo di galera nel primo libro e trovandosi obbligata a inventare la vita, inventa il dubbio, inventa la ricerca, libro dopo libro giunge a diventare detective. Questa è una mano bianca. Nell'ultimo romanzo, La casa della mano bianca, il tema è duplice. Da un lato c'è l'iperesposizione mediatica del cibo. Nella prima scena di questo libro, La casa della mano bianca, un grande chef televisivo celeberrimo, che non è di quelli veri, l'abbiamo inventato per non avere denunce, un grande chef televisivo muore avvelenato nella prima pagina, e da questo omicidio scatta l'indagine. Lola, che nell'ultimo libro ha ormai riscattato la sua origine di delinquente, viene addirittura chiamata dai NAS per indagare, perché lei ha delle attitudini, ha delle caratteristiche ed è soprattutto insospettabile, per poter entrare in profondità nel cuore di questa vicenda di divismo e di morte. Nello scavo intorno a questo chef ucciso in diretta con la TV che insiste nell'agonia, perché lo show must go on, non si può interrompere l'audience che sale mentre quello soffoca. Bene, lei nello scavo di questa indagine viene a conoscere una sorta di cancro delle relazioni, una sorta di cancro degli affetti, che è il silenzio. Tutta la vita di questo divo è stata, per così dire, blindata dal silenzio, quel silenzio che tiene sospesi i rancori, quel silenzio che tiene sospese la voglia di vendicarsi, quel silenzio che tiene in ostaggio le psicologie e le costringe a muoversi come un criceto sulla ruota intorno a quel rancore magari vecchio di 20 anni e che ossessiona e non lascia liberi. Tutta la vicenda che Lola scoprirà intorno a quella morte orribile è figlia di un orribile atto che è il silenzio.
il silenzio negli affetti, ovviamente, il silenzio nelle relazioni, perché, come diceva Pitagora, bisognerebbe parlare solo per dire qualcosa di più bello del silenzio, e questo è un dato oggettivo. Cioè, bisognerebbe pensare prima di parlare, e quindi dare a ciò che diciamo un peso specifico, significativo. Ma quell'altro silenzio, il silenzio che veramente incancrenisce le relazioni, è una piaga di cui non si parla. Perché anche questo silenzio sul silenzio è omertoso ed è drammatico. Se ci insegnassero alla disponibilità del dire, dirsi le cose, parlare, entrare in profondità o semplicemente avere il coraggio di affrontare un tema e non lasciarlo in sospeso, specialmente nelle relazioni. Tutto questo libro annuncia il dramma potentissimo noir, veramente noir, che il silenzio genera e che la mano bianca illustra. E poi il tema nella curva delle 100 lire, che è il terzo dei nostri noir, del doping nei giovani. Il doping nei giovani è l'utilizzo smodato di sostanze per che cosa? Per arrivare alla ricerca di una bellezza, di un estetismo sfrenato, no? Con addirittura l'utilizzo proprio di sostanze anabolizzanti. Noi abbiamo incentrato un racconto appunto su questo, del successo a tutti i costi, chiaramente diseducativo al massimo, perché incentiva che cosa? Incentiva naturalmente il tutto ora subito, un po' come internet ormai, no? Tutto fruibile, tutto veloce, tutto nozionistico, a scapito della cultura, che invece ha bisogno di lentezza, ha bisogno di tempo, ha bisogno di metabolizzare quei concetti. Ecco, lì abbiamo affrontato il tema anche del doping. Nel primo, che tra l'altro il postino di Superga è il nostro noir d'esordio, il tema del carcere. Diceva Massimo, la ragazza entra in carcere per un delitto colposo, uccidendo il padre in una situazione in cui viene scoperta a far l'amore col fidanzatino minorenne, esce una delinquente perfezionata. Allora, il tema della rieducazione carceraria, di quanto il carcere possa o non possa influire sui destini individuali. Quindi sono tutti aspetti che abbiamo in qualche modo sviscerato. Abbiamo cercato di rendere, ovviamente, l'ho detto all'inizio, senza intenti moralistici, Dio ce ne guardi, e soprattutto sociologici, perché non abbiamo quel tipo di competenze. Dare quindi volto e dare soprattutto corpo a storie che sennò non l'avrebbero. Ecco, questo è stato tentato, credo, in questo di aver dato insieme a Massimo una lettura importante. Infatti la letteratura non ha nessun tipo di compito né nobilitante e né educativo. La letteratura è la fotografia. Noi abbiamo l'umiltà, diciamo, non noi, io e lui, la letteratura ha l'umiltà di limitarsi a invogliare il lettore a girare pagina. Invogliare il lettore a girare pagina vuol dire creare strutture lessicali e sintassi fluide e giocare sull'attesa. Dickens diceva, come fai tu a fare leggere questa gente romanzi che venivano pubblicati settimanalmente e frotte di lettori che non aspettavano altro che il sabato per leggere la puntata successiva. Qual è il tuo segreto? Chiesero a Dickens, e lui disse, ma è molto semplice, falli ridere, falli piangere, ma soprattutto falli aspettare. Per cui le tecniche narrative basate sull'allusione, sulla preparazione. La suspense stessa, che cos'è? La suspense è l'attesa, è la preparazione di un evento che è annunciato dai confini ancora imprecisi, che produce il desiderio di sapere cosa succederà. Nel secondo libro la prima scena è questa, una mela, la candidata alla carica di governatore del Piemonte in un mercato di Torino esibisce una mela, citandola come la mela di Guglielmo Tell, la mela del riscatto, la mela della riscossa. Mentre parla di questa mela e mentre fa questo comizio elettorale, viene uccisa con un colpo di balestra. Prima pagina. Questo tipo di scena e soprattutto la messa in gioco di un'arma come la balestra, così fuori tempo ovviamente, produce
una immediata necessità di saperne di più. Perché la balestra? Cosa succede con la balestra? Ovviamente sono malizie, ma dentro queste malizie si creano i canali narrativi che inducono il lettore ad entrare nella fotografia sensoriale del racconto, da cui si ottiene l'amplificazione di percezione della verità, che è poi il fine della letteratura. E poi, visto che si parlava di apparenza e siamo mai in chiusura, anche per alleggerire un po', insomma, siamo troppo seriosi e non va nemmeno bene, perché poi gli scrittori devono essere seriosi ma non prendersi troppo sul serio. Dicevo, l'apparenza spesso inganna, è quello che appare spesso non è. Io racconto spesso, tu lo conosci, questo piccolo episodio di un minuto che mi capitò personalmente nella mia esperienza professionale molti anni fa. E c'era un tentativo di violenza sessuale in atto, un tema purtroppo, ahimè, che abbiamo sentito riecheggiare in questi giorni. E urla che arrivavano da una macchina. Si corse sul posto e trovammo una coppietta, due persone appartate. Scese dalla macchina questa persona svestita, si stava ricomponendo, che dissi: si ricomponga, quando lei è comodo mi dia il documento. Sì. Riscese, mi disse: guardi, la signora possiamo evitare, perché è una signora sposata, sa com'è, se si potesse. Va bene, io non sono qui a dare giudizi di morale, però devo verificare che tutto sia a posto. Mi avvicinai alla signora, ovviamente ricordo la scena con simpatia, lei con molto imbarazzo. Quando comprese che naturalmente il mio era solamente una verifica, che tutto fosse a posto, non con intenti moralistici o con intenti di curiosità, e chiese, è la mia domanda, lei sta bene? E la signora rispose: vuole sapere la verità, io non sono mai stata così bene in vita mia. E allora collegammo naturalmente, ah va bene, arrivederci, grazie, tornammo. E allora la centrale operativa, guarda, la signora gode di ottima salute. Racconto questo fatto per dire che quello che appare veramente spesso non è, ma è un fatto che fa sorridere, ma vi assicuro che è realmente accaduto. E quindi da verosimiglianza, ovviamente sembrerebbe una barzelletta, ma giuro, un fatto che è realmente accaduto. Lui non può mentire perché il suo ruolo glielo impedisce, quindi non posso mentire. Dovete credere alle sue parole. Ecco, sulla menzogna, giusto un inciso, anche il tema, adesso non c'è molto tempo, sarebbe interessante affrontarlo, ma il tema del mentire nell'epoca cattolica rispetto al tema del protestantesimo degli americani, che sono protestanti, quanto sia grave mentire in un contesto diverso dal nostro, quanto da noi tutto sommato un Padre Nostro, un Ave Maria, e se viene a questi temi sarebbe interessante svilupparli. Non c'è il tempo, lascio a te la chiusura, e comunque grazie dell'attenzione. Sì, in effetti abbiamo pochi minuti, c'è questo importantissimo tema proprio sulla menzogna, sulla macchina della verità, dove nelle maschere di Lola, il quarto romanzo, le maschere di Lola è il romanzo in cui Lola, dopo essersi riabilitata, essere tornata alla legalità, viene accusata di omicidio e avendo sulle spalle una condanna è fatalmente colpevole, per cui deve improvvisamente sparire dalla circolazione. È costretta a un adattamento terrorizzante, perché lei improvvisamente deve abbandonare tutto: nome, cognome, telefono, abitazione, travestirsi, e attraverso un sistema di menzogne che le permettono di essere libera, ottenere le prove che la scagionano. Non è una novità dal punto di vista narrativo, ma il lavoro che abbiamo fatto è la durissima operazione di adattamento che Lola deve produrre su se stessa. L'adattamento è un altro di quei termini che in tutta la saga dei cinque libri è centrale e fondamentale. La resistenza all'adattamento tante volte è la causa stessa di un esito fatale. Però ovviamente i 30 minuti sono scaduti, il nostro amico rischia di punirci, vi ringraziamo. Grazie per a voi di essere intervenuti così in una ora. Grazie. Grazie a voi, grazie a Biagio, Fabrizio Carillo e a Massimo Tallone, interessantissimi. Ecco, vedo che è sparita quell'inquietante mano bianca che ci ha fatto pensare subito alla famiglia Adams. Però c'è la lima. Però c'è la lima, ecco, cioè, non usatela però perché c'è pieno di carabinieri, mi dicono qua attorno, quindi state attenti.
I libri degli autori sono disponibili presso il nostro angolo libreria, loro saranno lieti di firmarveli, li ringrazio ancora, là a voi. E per quanto riguarda Accenti, vi do appuntamento oggi pomeriggio alle 4, alle 16, per un Dinner with Darwin, un intervento che sarà in lingua inglese non tradotto, e a quel punto sarete affidati alle mani e al microfono di Maurizio Matrone. Grazie ai volontari, grazie al nostro staff tecnico e buon proseguimento, buon ventunesimo festival. L'energia è come un grande mare in cui siamo tutti alla ricerca di una riva, un punto d'approdo sicuro, un partner affidabile che ti sappia dare ciò che serve, quando serve e alle tariffe migliori sul mercato. Come Tea Energia, che con la sua lunga esperienza e la sua rete capillare di sportelli e agenti sul territorio è da sempre al tuo fianco. Un riferimento sicuro e garantito. Un punto fermo. Il vostro.